casa, ma è la seconda forza del campionato. Sì, esatto, lo sappiamo benissimo che loro puntano assolutamente alla promozione. Noi sappiamo il valore che abbiamo, l'abbiamo dimostrato, lo stiamo dimostrando ancora nonostante questi due punti appunto persi. E come dicevo prima, vogliamo recuperarli questi due punti perché siamo molto delusi. La forza del Modena in casa non è un mistero, al Braglia avete costruito buona parte del vostro campionato. Sì, assolutamente, in casa ci sentiamo ancora più sicuri e aiutati dal nostro pubblico possiamo fare ancora bene. Tu come stai? Sei uscito a Padova per problemi fisici o per questo metallico? No, io sto abbastanza bene, mi sarà decidere per il cambio e la città. Cosa fa sì che il Modena abbia questa continuità comunque anche di rendimento? Siete brillanti da almeno un paio di mesi. Sì, adesso abbiamo ritrovato appunto la tranquillità, la serenità, la forma fisica e diciamo che riusciamo a trovarci bene in campo, abbiamo cambiato modulo e stiamo bene. Infatti non è un derby, ha giocato Pisa in mondo. No. Due partite in casa contro Empoli e Latina, tra l'altro secondo e terzo in classifica, in questo momento potrebbe essere questo il, diciamo così, il ponte per un campionato del Modena importante? Ah sì, sappiamo di affrontare due squadre molto forti che puntano in alto. Noi, come diciamo dall'inizio, puntiamo passo per passo, partita per partita, poi si vedrà. Tanto pensiamo a salvarci.